Io direi di non perdere altro tempo e di annunciare ufficialmente l'inizio del pub dell'amico. Oggi qua con noi l'instancabile, il sempre presente, l'inossidabile, il notturno, il sorridente Matteo Riso, omen nomen. Ciao, ciao Matte. Il notturno, è vero, perché sono un po' scuro. Sei tutto al buio oggi, sei tutto al buio. Come mai? Ecco, vabbè, non credo sia cambiato molto, però. Poi col cappellino alla Spike Lee, questo un pochino alla Spike Lee, eh? Poi abbiamo la persona più clippata, la donna di Twitch più clippata dell'intero pianeta, forse perché gode un po' a farsi clippare, generando siparetti veramente osceni e cringe con il suo presunto fidanzato o similari, ovvero Lucilla. Ciao, buonasera. Ciao. C'hai il microfono che è distrutto, abbassalo un po', è scoppiato, è troppo forte questo microfono. Ciao Lucille. Abbiamo qua una presenza che a volte c'è, a volte non c'è, un grande campione di roguelike, un grande campione dei giochi difficili, si mette sempre alla prova, un altro nostro grande pelato della nostra community, ovvero il buon Mastro. Ciao Mastro. Buonasera ciao. A tutti, bello, il nostro grande pelato mi è piaciuto. Sì, uno dei grandi, dei più grandi. Uno dei grandi pelati. Sì. Buonasera, e poi buonasera. L'onnipresente, la persona che ci vuole sempre essere, che non molla mai, l'inossidabile per davvero, una persona che con il riso penso abbia il record di presenze assoluto su questo canale per tutte le attività possibili e immaginabili, Victor Laszlo, ovviamente. Eccoci qua. Eccolo. Ciao Mattia. Io pensavo fosse al Comic Con, Vic, invece no. E no, te l'avevo detto, non ci sono. Ah già, è vero, sì, me l'avevi detto l'altro giorno. Sai, Vic, vero, che sono incazzatissimo perché non sono ancora riuscito ad andare a vedere Come On. Porca troia. Questa tesa che lo toglieranno a tempo record. Perché... Ho un'altra presentazione. Giulia Prea. Ciao Giulia, complimenti per la connessione. Allora, abbassa. Già questa parola la dovrò sentire. Come ciao? Ha distrutto i timpani, se n'è andato. Ma bastava abbassare un po' il volume, non c'era bisogno. Dai, veramente. Dario, perché tu sei troppo aggressivo, sei troppo cattivo. Ma no, ma Masullo, Lucilla, cosa hai fatto a capelli di nuovo? Mi ha fatti rosa davanti. Ah, Lucilla, ma poi mi sono spaventato. Fine. Questo è il suo compito di oggi. Allora, ciao, Lucilla, non è che io sono aggressivo. Io dico le cose come stanno, e a te le cose come stanno non stanno bene, perché sei abituata ad essere simpata da tutte le persone. Non è che vero. Ti stanno intorno. È così. Non è vero. Lucilla, è così. Ti vai a Roma, Lucilla, vieni, ti offro una birra. Ti rinchiati, buono, ti spalancano la bocca per rovesciartela dentro. Mi nemmeno bevo alcol. E appunto. Ma in realtà a Roma, cioè, ho bevuto mezza birra, però poi l'ho dimenticata là. Ah sì, ti ho bevuto io il resto, ma non sei a stemmi allora? Bevo tipo mezza birra una volta ogni 4 mesi, se proprio. Ma che cazzo di media? Ma poi l'hai contati? Sì. Proprio segni sul calendario. Da domani posso bere un birra. Da domani posso bere una birra, un limoncello. Uno solo. Esatto, faccio così. Senti, ma com'è andata a Roma? Come ti sei trovata? Ma a parte tutto, io non voglio sapere dei cazzi tua. Voglio sapere come ti sei trovata a Roma, il concerto di Panetti. Cioè, mi sembrava una bella atmosfera, no? Bella frizzantina. Io mi sono divertito. Sì, tu eri impazzito. Cioè, io dalla prima volta che ti ho visto 2 anni fa, eri una persona tranquilla, cioè, no? Lui è. No, cioè, l'altra sera, non lo so se Lucilla ha avuto la mia stessa impressione, ma tu eri fuori, totale, ma non per l'alcol. No, era molto arzillo, era molto zuzzerellone. Cioè, Giulia, vai piano, non ti prego di non dire, cioè, se hai notato... No, ovviamente, ma figurati, okay. Eri molto sopra l'adrenalina. È l'adrenalina. No, non è per le droghe, ragazzi, è che, diciamo, il mio nuovo periodo zen che sto vivendo in questo periodo è proprio una roba che comunque ha a che fare con il concerto di Simone, quindi è da lì che esco. Ero molto euforico perché ero molto felice in quel momento, però è vero. Vi prego di non dite niente, mute. No, figurati. No. Ok.
eri molto sereno, molto nel pollice. Ero sereno, ero nel pollice. Mamma mia, guarda, questa nel è nuova. Pollice. Chilling, chill, ancora il pollage, siamo arrivati no, a questa roba. Il pollage. Vabbè, comunque, come ti è sembrato il concerto, Giulia? Beh, allora, a parte il fatto che l'ho seguito veramente poco, purtroppo, perché ero lì per tutti, per conoscere Lucilla. Per fa comunella. Esatto. Cioè, il concerto di Milano l'ho visto tutto, per fortuna, perché sennò mi sarei presa male a non vederlo. Però sì, cioè, lì eravamo tutti insieme, divertirci, calcetto, cose di qua di là. È stato molto bello, molto gioviale. Però vabbè, io mi sento sempre a disagio con queste cose, perché se non conosco nessuno sono molto... Ma non mi sembrava così. No. Non mi sembrava. Perché avevo bevuto molto, quindi in realtà... Vabbè, poi c'eri tu, c'era Nanni, che comunque di base c'era Simone, che conoscevo già, quindi non è che mi trovassi proprio in una situazione strana, però sì, ecco, ci sono stati momenti in cui mi sono sentita un po' fuori comfort zone. Beh, non lo so, ma perché, qual è la tua comfort zone? Sta a casa, rinchiusa? Sì. Ho capito. Lo fanno, è così, non è che ci si può vabbè fare. Ma comunque certo. ti sono sembrata simpatica io, perché lo devo dire qui, ma poi non è, cioè, non no, so cosa da chiedere, cioè, magari i miei disagi in realtà non si vedevano, cioè sembravo tranquilla. No, sì, mi sembravi solare, sorridente, sì, mm-hmm. sì. Sì, ha problemi con la connessione oggi, Giulia, ragazzi, un attimino ma che ora risolve. In questo momento, stanno, le ruspe stanno intervenendo un attimo, così poi sì, risolve. Sì, tolgono tutto. Esatto. Sì. Ma invece, Lucilla invece è sempre al solito, vero? Stava lì, giocava al biliardino, ma è sempre un po' così, tra le nuvole. Sai, te vivi nel tuo mondo. Nel tuo ma mondo. Non è vero, io sto strarazionando. Il biliardino, vediamo, divertiamoci, ah, la schiacciatina qualcosa, il prosciutto crudo, andiamo, un po' così. Ho vinto anche, ho anche battuto Nanni e Martin. Vabbè, perché Nanni fa schifo a giocare. No, è bravino Nanni, si impegna. Sì, si impegna, non vuol dire essere bravi, Esatto, si impegna, vuol dire tante cose. Perché te l'uscita ce l'hai una comfort zone, a proposito di comfort zone, no? Ce l'avrai anche te una comfort zone? La mia cameretta. Ma tutti la cameretta ci avete come comfort zone? Sì. Sì, però in realtà non ho proprio una comfort zone. Basta che non ci sia troppo folla, poi sto bene. Vabbè, raga, ma non è che deve essere per forza una roba dentro casa, magari c'è una comfort zone con gli amici o una determinata serata, il cinema, per esempio, vi rilassa il cinema, volete... Non lo so, ci avrete una roba del genere o no? Che scusa, la tua qual è? Io in negozio, tipo. Io il disastro, il caos è la mia comfort zone. In negozio sono parecchio in comfort zone. Ti piace? Ti piace? Ti protegge il negozio? Ma perché sai che è tuo o ma perché... Ma non è che mi protegge, cioè so a casa mia fondamentalmente, il mio ambiente me lo sono creato come Mario! Cazzo mi pare. Esatto. È come di che vado in un'altra stanza di casa. Però è sempre qualcosa di chiuso, vedi, sempre quello. Non hai un'attività sociale che ti rende tranquillo, Matte, cioè qualcosa che... Cazzo, bene, ed oggi vado a fare questa cosa lì che... Mi piglia bene. Andai in barca a pescare. Ecco, vedi, questa è già un'altra cosa, per esempio. Questa è già un'altra cosa. Andrà in barca a pescare, sì, parecchio. Cioè, sto proprio super chillato. Ci sono tanti attori, per esempio, che vivono solo, Vic lo può confermare probabilmente, perché di aneddoti così se ne sentono a bizzeffe, che vivono bene solo sul set e non a casa, non fuori, non a tavola, diciamo, ma sul set, lavorando, diciamo. Oppure c'è gente che ha una comfort zone solo sul palco. Cioè è una cosa, invece è, per esempio il palco è una cosa in cui non sono in comfort zone. Infatti domani segno della croce, perché non so cosa succederà effettivamente. Quindi... Ma perché ti mette soggezione, fra virgolette, le persone, averle davanti? Anche perché teoricamente il palco è uguale a star su Twitch. Lo so, però se uno... Cioè, mi dà fastidio non ascoltare i feedback. Cioè, il feedback magari la risata, lo stupore, però no, a volte non puoi sentire che cosa bisbigliano, che cosa dicono, magari hai detto una cazzata, sì, sbagliato un capisco. Verbo, non te ne sei accorto. Cioè inizio a veramente farmi delle paranoie assurde. Attenzione, il creatore del Polyquiz Show, una delle persone più potenti della Terra, colui che nonostante tutto ci sta riuscendo e sta organizzando uno dei prodotti più di qualità di questa piattaforma. Poli. Buonasera. 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 Ciao. Non hai detto niente, quindi immagino.
Hai già fatto... No, no, ora ne parliamo, ora ne parliamo. Ah, infine... merda, quindi. Ah, ok. In... Ah, Giulia è tornata nitida, nitidissima. Sì, siamo passati da 120 a 4 secondi. Ah, ok. Americano, okay. Poli? Americano. Ma tra l'altro hai un post di The Rock alle spalle, che vedo. No, 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 The Rock, no, Shrek. Shrek. Shrek, lo notano tutti. Beh, The Rock, però... Infine... Un altro ospite, il nulla, Mario Sturniolo. Dai, no, no, poverino. Ottimo, devo sempre riciclare le stesse cose, il nulla. Prima il tarzanello di Marco Merrino, ciao Riso, sei un sole. Sei Mario, un molto, Mario, dire molto bene il baffo di stasera. Grazie, bro, da un baffone per me è un super complimento, grazie mille. Anche se penso che lo toglierò per domani quando sono ospite da Dario Moccia. Ma non sei ospite, sei ospite al Napoli Comic Con. Al Napoli Comic Con, dove ci divertiremo un sacco, c'è già Nanni che ci aspetta, diciamolo. Sì, è già lì che brumeggia. Sei lì, tra l'altro, che torni un po' sul tuo terreno, sul palco. Si parlava prima di palco, non più quelli pieni di merda che passeggiavi te qualche tempo fa, ma un bel palco, un vero palco. Ma non un vero è vero, sono andato in un sacco di palchi importanti nella mia vita, molto grossi. Dici lo scantinato di casa tua? Oppure non qualcosa è un teatro lo scantinato di casa mia. Mamma mia, questa l'ha messa proprio forzatamente. Ciao a tutti, comunque, ragazzi. Ciao, buonasera. Ciao. Molto Max Gazzè, comunque. Grazie, Max Gazzè, ho sentito oggi un po' di Max Gazzè. Immaginavo, eri nel mood. Si parlava di comfort zone, cazzo. Mario. Qual è la tua comfort zone? Non di la pizza di dei fratelli la bufala lì, che cazzo vai te? Perché rosso sennò, pomodoro. Qual è la mia comfort zone, la domanda? No, non è una domanda, era un argomento, si chiacchierava di comfort zone, cos'è invece il cazzo. Non lo so quanto ci puoi credere, però io sono strarilassato quando lavoro e c'è un palco di mezzo. Infatti quando ho lavorato ai Boscar uno mi ha detto: ma non sei nervoso, si deve fare un sacco di cose. Per me quello è un abito. E anche oggi abbiamo citato che sei stato il direttore di palco dei Boscar. Ma dai. No, è l'ultima cosa che ho fatto. Posso dirti anche di Scar, che tu utilizzi come profic del tuo contatto WhatsApp e ricoprirmi consuetamente di ridicolo. Ragazzi, ma voi lo sapete, no? Ma magari anche la recitazione che ti aiuta a gestire questa ansia. Sì, in che senso? Quale ansia? Beh, l'ansia che non hai quando devi dirigere gli spettacoli. E quindi non ho capito, il teatro che fa? Ma no, la recitazione aiuta a gestire l'ansia. Ah, vabbè, sì, certo, però come, la recitazione per me è una cosa tipo essere il più vero possibile, è una cosa un pochino più strana, cioè in realtà tutti noi stiamo utilizzando recitazione in questo momento, no? Vabbè, io non parlo. Ma ti stavo ascoltando. Merda, ti stavo ascoltando. Ridicolo. Accompagnato da Dario Moccia. Stai facendo un discorso interessante. Sì, ma interessantissimo. Spiegami un po', dai, che ganzo. No, scuro, no, no, non ti spiego un cazzo io. Dai, io ti stavo ascoltando. Anch'io. Stavo ascoltando una marea, però. Ok. La recitazione è il linguaggio asciugato da. Ma stavo ascoltando, ma forse da tutti sulla sedia. Dai Mario, beh, complimenti per i pantaloni, comunque. Pantaloni Black Pippo Milano beve il Vavalo al Pippone Frale Art Week say when of big gamers. Vai, dai, vai Mario. I pantaloni da donna incinta sono bellissimi. Sono bellissimi. Un complimento originale che mi prendo tutto, comunque. Oh, Mario, dici, vabbè, comunque il palco, le ragnatele, eccetera. Dai, abbiamo capito. Le ragnatele, ma che ragnatele? Tutti noi utilizziamo la recitazione, sto dicendo. Almeno come la intendo io, cioè un linguaggio applicato a quello che si sta facendo. E ho sentivo mentre ero in attesa che qualcuno diceva che questo era una specie di palco. Io sono completamente d'accordo, è un altro palco ancora. No, questo sicuramente. Ma invece, Mario, cos'è che dicevi di WhatsApp? Mi interessa molto questo racconto. Di WhatsApp posso dirvi, ovviamente sogghignano già quelli che hanno il tuo contatto di WhatsApp e ti hanno scritto recentemente. E io, vestito da Scar, tra l'altro non il migliore che ho fatto, quello quando ero piccolino ed ero fiero di me, quindi perché si vede anche migliore, Cringio anche un pochino, a 16 anni mentre facevo Scar, sono così, tutto truccato per le foto da presentare nei botteghini, eccetera, sono così,
e ce l'ha Dario come foto profilo. Io contatto me stesso che gli piaceva fare teatro, cioè per, giusto, giusto per navigare e la anche web, la foto del mio gruppo Telegram è da 6.000 persone, no, non più, sì, anche il gruppo Telegram. Io infatti sono lì da quando, giusto per monitorare, infatti ho visto che l'ha cambiata ieri, io stavo là soltanto per monitorare, per scrivere qualche volta, perché se io prendo per il culo Dario Moccia su Telegram suo, mi muta 300 ore, ragazzi, non so se sapete questa cosa. Una piccola presa per il culo, lui mi dice che sono un demente, 24 ore. E qua concludo, ieri notte, verso le 4, Dario stacca dalla live, ma perché questa cosa ancora noi, io e te non ne abbiamo parlato, mi fa, dove stai? Vieni su Discord. Certo Dario, mi sto fumando la mia pannocchia e quindi certo, possiamo stare su Discord insieme. Arriva a casa e mi fa, beh Mario non c'è nessuno, che facciamo? Ci sentiamo comunque? Sì, dopo mi costa e vado a dormire. Senza dirmi che stava andando a dormire. Ma ti sembra un atteggiamento consono per un nuovo amico? Scusami Mario, ma non ho mai detto che tu sia un mio amico. Ti volevo dire, no, lo dico io che siamo amici, ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. È una cosa tua, eccetera. Ascolta, non Mario, non è una cosa mia, non è una cosa mia. Per me sei sotto il tizio qualunque per ora. Devi cercare di fare posizione. Il tizio qualunque per me è stato il mio desktop per 2 giorni, quindi lo prendo per un complimento. Per okay, 2 giorni, ok. Ascolta, comunque Mario, io vorrei, ti chiederei una piccola replica, perché te poi non hai mai finito quella cosa. C'è stato uno scambio interessante quando mi hanno hackerato il telefono. Ti hai raccontato, ma non hai raccontato tutta la conversazione però, eh? Questa è un po'... è un po' triste come cosa. Dario Moccia a un certo punto mi ha offeso. Non è vero, proprio... ti ho contattato di notte per dirti che mi avevano hackerato il telefono. Ha finto che un hacker gli hackerasse il telefono e mi ha ricoperto di insulti. Poi semplicemente limitarti a leggere la conversazione e a far valutare la chat questa cosa. Eccoci. Se no... Ci tengo a salutare anche Poli, ovviamente, per il malinteso che c'è stato. Grazie a Leo, Vince. Ma vabbè, tanto ce n'è anche per Poli. Sì, comunque, ragazzi, c'è stato un problema per il Poli Quiz Show alla fine, davvero, e abbiamo dovuto posticipare perché mi ero scordato che avevo la finale di Gran Turismo 7. Eccolo. Ho capito. Abbiamo quindi, un nemico, siamo diventati alleati, Mario, di colpo. Siamo diventati alleati. Amici, cioè, lo siamo sempre stati, Poli. Non ci vabbè, fino all'altro giorno dicevi che era una merda, scusami. No, sono... Ah, però dai, sfruttiamo il grande palco del pub dell'amico che Poli oggettivamente non potrà mai avere per dire il Poli Quiz Show non è più... non è più il 28 aprile, ma io, questo lo devi ammettere però, Poli, a parte che mi scuso ufficialmente, pubblicamente mi scuso. Ammettiamolo. No, è vero, non dico niente. Se fatto lo ammetto, mi scuso. E poi ho riorganizzato tutto io, mi sono occupato della comunicazione con Sara e soprattutto Edo, che non risponde mai a nessuna, mi ha risposto su Verissimo. A me risponde. Lo so, faccio schifo, sono una merda, ragazzi. Ho sbagliato, mi sono dimenticato perché era stato preso l'impegno con Sony 1 mese e mezzo fa, sono andato a vedere, mi ero completamente dimenticato. Un mese e mezzo che lo sapeva, sì, quindi vi rendete conto. Vabbè, un piccolo errore. Comunque, insomma, ho parlato con Matteo, il nuovo giorno, annunciamolo ufficialmente, qual è, Poli? L'8 maggio. 8 maggio, domenica 8 maggio. Io invece chiedo scusa a tutti i commilitoni di questo pub per quello che ascolteremo, perché è veramente del ridicolo. Allora, Dario esordisce con Mario vaffanculo. Io... a che ore? Alle 3:50 di mattina. Scusa, ma hai visto che ore sono? Gli rispondo io, per scrivermi solo vaffanculo, mi costa. Faccio pronto? E lui, scusa, mi è entrato un hacker nel telefono. Io, l'hacker ha usato il tuo telefono per scrivermi vaffanculo a me, Mario Sturgnolo. E lui l'ha scritto a tutta la mia rubrica. Sono tutti incazzati, probabilmente perderò anche dei lavori. Mario, come posso fare? Aiutami, coglione del cazzo. Questo era l'hacker, però. Era l'hacker. E io gli scrivo, dai, ma sei serio? E lui, vedi, continua a farmi del male. Scusa Mario se ti interrompo, l'hacker ha mandato a tutti i tuoi contatti Mario vaffanculo. No, a me, a tutti i miei contatti. Perché effettivamente c'era scritto Mario vaffanculo, chiede giustamente Matteo. Vero. Tutti quanti contatti Mario perché sei sbagliato, doveva essere Dario, non Mario, capito? Per quello. Grazie a Mario, Iron Gamer, Yuri, un nub e Crotalo.
Comunque, Crotalo, oltre a coglione del cazzo, io gli rispondo, dai, ma sei serio? E lui, vedi, continua a farmi del male. Io, denuncia subito se è un hacker dentro il telefono. Adesso, bloccati la SIM. E lui, non posso. Hanno chiuso la bottega. Io gli rispondo, di quale bottega stai parlando, figlio di puttana? E lui, io mi rivolgo sempre alla bottega dello smartphone. Lì mi aiutano con i piccoli e grandi problemi di telefonia. Sono dei grandi. Non esiste nessuna bottega dello smartphone, Dario. Chiama la polizia. La polizia non c'è nella mia città. Io gli rispondo, comunque ho chiesto a tutti, nessuno ha ricevuto insulti da parte tua dei contatti. Ho chiesto a Daniele, a Marco, a Ciccio, di cui detiene il contatto Dario. Sembra proprio che sia io l'unico destinatario. E lui, c'è solo un corpo locale, continua a parlare della polizia. Lui delira che è una meraviglia. E io, un corpo locale chiamato, risponde lui, i cittadini forzuti. Cioè questi cittadini forzuti che sono in sostituzione della polizia. Sì, sì, Victor. Quelli che fanno le ronde notturne. Sì, ci proteggono dalle malefatte. Io non darei mai la mia vita a dei cittadini forzuti. Dovresti chiamare il corpo di polizia. E lui, aspetta, li sto chiamando, anche se non mi fido molto di loro. Sta squillando. Vabbè, stai tranquillo, gli rispondo io, perché lui continua a chiamare dei punti di attesa. Ecco, hanno risposto. E io rispondo, ok. E lui, niente, non possono farci nulla, mi hanno rimandato i cittadini forzuti. Gli hai risposto il problema in 10 secondi, perché mi ha risposto dopo 10 secondi. E lui, come mi aspettavo, figlio di troia. Non è io, no, guarda, per quanto mi riguarda questo non significa niente. E lui, ecco, il virus degli hacker continua a farmi strada nei microchip del mio telefono cellulare. Io, datti una regolata, perché non c'è nessun hacker. E lui, scusa davvero Mario, non era mia intenzione, io non c'è nessun hacker, sei tu che mi dai del figlio di troia. Stai attento, Dario. E lui, ehi, non sono un bugiardo, questo non te lo permetto. Vabbè, scusami, sono nervoso, risponde Dario. Oppure era hacker, questo non l'ho capito chi l'ha scritto. Tranquillo, aspetta, mi sta bussando un cittadino forzuto, perché è sempre importante ricollegare la trama, certo, di prima, certo, ovviamente, altrimenti che senso hanno sti cittadini forzuti? Ecco, mi ha spiegato qual è il problema. E io, qual è il problema? Che sei davvero un figlio di troia. Non c'è mai stato nessun hacker. XP come faccina, quella là del 2006. Bella. Non è finita, Mario. Non mentire. Finita? Me l'ho scordato pure io. Aspetta, non è finita. Mario, da non crederci, è l'hacker che sta fingendo che non esista per depistarti. Sì, certo, è diventato Christopher Nolan. In realtà è solo un virus. E io, vabbè, sì, dai, questa è la punta di merda sopra la torta. Dario mi risponde mandandomi questa GIF. Che carino. E io, hai sbagliato? E lui, guarda che cazzo sta mandando, Mario. E io, questa è una GIF che hai mandato tu. E mi risponde con questa GIF. Non si vede, Mario. È una patata che dispensa amore, va bene? Così non faccio, perché non sono bravo nelle carte. Sembrano tutti abbastanza pacifici, sì. E poi mi ha mandato questa qua, vabbè, è un bambino di un film che si fa la doccia molto felice. E basta così. E lui, no, strana, sono tutti messaggi in codice per darti del coglione drogato testa di cazzo. Almeno questo è quello che leggo dal manuale dell'hacking, perché nella trama della microstoria Dario ha reperito un libro per gli hacker. La leggenda delle GIF, ok. E io ho detto, c'è il manuale, lui, di Giorgio Pontremoli, il più grande hacker d'Italia. Giorgio Pontremoli. Scusami tantissimo, Dario. Sembrerebbe un pizzaiolo, gli dico io. Non provocarlo, Mario, mi risponde lui. Va bene. E poi comincio a parlare del fantacalcio, lui mi costa su quello, dice, colpa tua, cazzo, non ho fatto niente io, basta, dai, sta mandando dei cazzi, Mario, ma non è vero, non mi ha mandato cazzi. E vabbè, Dario, vogliamo andare a dormire, si sono fatte le 5:06 di mattina, è là che ho paura, Dario, veramente qua poi andiamo verso il ridicolo, io direi di finirla qua. Va bene. Sì. Mario puzza più di un cacatoio, è un messaggio in codice, una suora che ride, mi ha detto che questo vuol dire che Mario puzza più di un cacatoio, è una suora che ride. Riso, tutto a posto. Riso, ma che succede? Riso, sta ridendo. Tutto bene.
Ma perché? Per la cosa di prima, non penso. Sta morendo delle risate. Ma siamo? La sora mi ha fatto troppo ridere. La sora che rappresenta Fuzzi più di un cacatoio, ricordiamo. Giulia, oh, ma ti stai sfondando di gelato, ma tutto a posto? Oh. Ma me l'hanno appena portato, è il mio unico pasto, sono a casa da sola. All'11? Di solito il gelato rappresenta consolazione, no? Infatti sono a casa da sola, sono triste, no? No, ma siamo sei qui con noi, che ti proteggiamo. Grazie. Vabbè, non mi sembravi molto convinto, piena. Grazie a Spike e a Curzio del collaboramento. No, sono anche contento che ho il gelato. Ah, beh, grazie. Noi parliamo meno del gelato, praticamente. Sì, parliamo meno del gelato, praticamente. Vabbè, questo è quello che hai detto tu, io non l'ho detto. Prima di questo racconto che ha voluto per forza fare Mario per prendersi un po' di pubblico, mettersi in mostra, stavamo parlando di... Non è vero, me l'ha chiesto lui, tutti presenti. Zona di comfort, e oggi quando è successa quella cosa hai iniziato a sudare, andare, cioè mi spieghi un po' la tua storia, perché sei così ansioso? Il meme è un cazzo, cioè io ci tengo veramente, te arrivi e me lo demolisci ti ho aiutato un sacco, dai. Non è stata raccontata benissimo, perché tu mi hai dato altre 8 date prima di arrivare alla data finale. Prima era il 28 non si può, si fa il 27, allora io avviso tutti. Beh, però, ragazzi, il 27. Siamo riusciti, poi il 25, dai. Il 25 non si può, poi il 4, poi il 5 e poi mi fa no guarda poi l'8 si può fare. Io ho ricevuto 5 cambi di grafiche, ho contattato tutti 5 volte perché c'è stato un continuo negare l'informazione precedente. È vero. Cazzo, io stavo ma impazzendo. Non c'entravo nulla io, perché anche gli altri non riuscivano a allinearsi, però ce l'abbiamo fatta, dai, ce l'abbiamo fatta. Okay. Accetto questa cosa. E cazzo, era tutto pronto, tutto fatto, non si sa come ho già stampato tutto. E 6 giorni in anticipo, non succede mai, vado in ansia come una merda. Già la dottoressa mi ha detto che se non assumo omega 3 muoio fra 3 settimane. Vabbè, cos'è omega 3? Salmone? Che cazzo ne so, mi ha detto. Grazie, amico. Grazie, Carlo. Grazie, Carlo. Devi mangiare il pesce. Esatto, hai provato il pesce. Buono il pesce, comunque. Sì, è buono. Ho capito il pesce, buono. Sì, ho capito, prenderò anche il pesce. Sono anche delle yogurt con l'omega 3, sì. Anche il latte con l'omega 3, anche il pesce. Omega 3 ci risolve tranquillamente. Una sardina nello yogurt, buona. Puoi integrare come vuoi l'omega 3. Ti mando del sushi con giustizia. Il pesce, secondo me. Non ci arriva giustizia. Dove sei solo a casa anche te. Se ci pensi, un po' di pesce. Vabbè, sushi fatto in casa. Le cozze, questa cosa, non ci pensi. E mangiare le cozze. Le cozze, dice. In tutti i modi, sono integratori. Via, dice le cose. Grazie, Mario. Va bene, comunque, insomma, raccontami, a parte l'omega 3. Semplicemente mi agito, cazzo, era tutto pronto, mi hai demolito tutto, peraltro. Ma non è vero, dai, via. Non è vero, mi hai mandato Paoli, guarda, ti giuro, non è uno scherzo, audio di Dario, Paoli, ti giuro, non è uno scherzo, allora, guarda, sono un coglione, un imbecille, guarda, però mi sono dimenticato di avere questa cosa qui da 2, poi si scopre che ce la sapeva da 1.5 mesi, io gli ho scritto a inizio aprile. Ma è più grave, se io avessi accettato lo sponsor 2 giorni fa, sarebbe stato meno grave di 1.5 mesi fa, perché me lo sarei... È stesso, però. Gravina... Gravina di Puglia, cioè semplicemente due gravezze di me, vabbè. Dai, non via, sono riuscita a risolvere però, dai. Sì, ma non ci sono alternative, io dipendo da voi, quindi cioè, se voi mi dite di no, mi dice si fa. Ma noi la renderemo la migliore puntata di tutti i tempi e verrà frequentata dalla chat tantissimo, te lo promettiamo, quindi vai tranquillo, sarà una bomba. Mi ha scritto il Mase e mi fa, tu lo sapevi che chiamando Dario Edo sarebbe successo questo? Sì, lo sapevo, ma speravo che non accadesse. E mi fa, e sarà peggio poi quando ci sarà lo show. No, secondo me no, dai, andrà tutto. Io sono molto rispettoso nei canali altrui, quindi quando vado, quindi vai tranquillo. E cosa c'è da mugolate, Giulia? Scusami, io mi sono comportato sempre bene. No, niente, no, ma stavo pensando, ma scusa, per evitare questi episodi spiacevoli, no? Non puoi prenderti qualcuno che ti faccia il calendario, così almeno stai tranquillo. Sì, infatti, un'agenda. Che succede? Un assistente. Problema con gli assistenti? Io ti faccio da segretario, io ci penso io. No, Matteo, va bene così. Poi vedendoti in queste condizioni, penso che sia poco saggio. Grazie a Elias Black 29. Benvenuto. Un'altra ragazza abbonata a questo canale. Il mondo sta completamente impazzendo. Vabbè. Non è un canale molto, molto frequentato da ragazze. Ecco, Giulia, mi dai un consiglio per essere più appetibile alle ragazze? Cosa potrei fare per rendere il mio canale più female addicted?
Ma di base purtroppo tratti argomenti che non è che siano frequentabilissimi dalle ragazze. Cioè? Ma cosa intendi? Fin da piccole le ragazze non sono portate dalla famiglia e dagli amici a guardare anime, leggere manga. No, non è tutto diverso, Giuliona! Cambiati i tempi, vedo un'altra cosa. Certo che sono cambiati i tempi, stanno cambiando per fortuna. Ma ci sono un sacco di ragazze che seguono anime e manga adesso. Tu lo sai perché sono scappata dal tuo gruppo Telegram? Io. Vabbè, ho capito, ma noi l'abbiamo denunziati, grazie a Gabri TV. Addirittura. Vabbè, l'abbiamo sbarrati via fuori. No, io a chi? Ai tizi forti, quelli del hacker? Telegram, scusami. Cittadini forzuti, tizi forzuti. I cittadini forzuti. Grazie dei cittadini. Allora. Non lo so. No. Ma secondo me, non è tanto l'argomento manga e anime, è che sono pieno di maschi intorno a me, molto maschio, capito, questo canale. Bisogna... Cioè, ma fanno anche gruppo i tuoi. Esatto. È difficile, tipo, secondo me, soprattutto per una ragazza, per avvicinarsi. Chi? Quindi, tutti di base fanno gruppo tutti insieme e quindi è difficile per loro. Ma da gatekeeping, no, ora anche ha servito alla figa ormai, cioè non ha molto senso questa cosa qua. Vabbè. Tu ti senti un asservito alla figa, quindi? Io? Sì. Alla mia, sì. Dada la sua, scusa. Tu stai rompendo il cazzo. Sì, un po' strano. Non fa no, Dada, no, no. Che dice la sua ragazza? No, assolutamente no. È solo che vorrei averlo un po' più nella mia vita e non ce l'ho più. Mi è stato tolto, mi è stato strappato dalle braccia. Ma diglielo. No, io l'ho già detto. Chi è stato strappato? No, non è che glielo ho già detto, non glielo ho detto, perché è giusto che ora si goda la sua vita familiare, la sua convivenza, il suo rapporto, la sua casa. Non mi devo immischiare. Però mi dispiace perché ci parlavo tutti i giorni, ci stavo insieme tutti i giorni. E oggettivamente ho capito che è sbocciato, è diventato grande e quindi non gli si può rompere il cazzo, è la sua vita, capito Giulia? Beh, però se ci stai male in quanto amico no, non dire. Ci sto male, che mi dispiace, però le cose cambiano, non è? Anch'io ora a 32 anni sto male a non vedere più i miei amici storici di Colle Salvetti tutti i giorni in piazzetta a prendere gelato, ma non ho più 16 anni. E vabbè, perché quello è crescere, no? Però lui è cresciuto, Giulia, lui è cresciuto dicendo quello, lui è cresciuto, Giulia, lui da stare a casa con i suoi single ora convive con una ragazza che ama molto e vive in una casa sua a Roma, ha cambiato città, ha cambiato stile di vita, ha cambiato tutto, cioè quindi è cresciuto, ma in realtà lo stimolavo anch'io un po' a fare questo, quindi sarebbe anche un po' strano di tornare indietro, no? Va bene così, fa bene a far così. Nanni non lo perderai mai, se continua così penso di no, effettivamente. Almeno rimane la mia unica certezza, il mio unico faro nella notte. Ma scusa Giulia, te non hai, ma anche, dico anche a tutti gli altri, chiaramente, ma non hai mai avuto un'amica, un amico che con la crescita, o un gruppo di amici che con la crescita chiaramente non hai perso, ma comunque hai capito che non era più... Quando ti sei accorta che sei diventata grande? Ultimamente, cioè, ti ricordi Francesca che facevo le live con lei? Certo. Quando sono dovuta trasferire col suo ragazzo che è rimasto incinto, ovviamente le nostre strade si sono separate totalmente. Cazzo ridi Poli, scusa, stai dicendo una cosa seria. No, un ragazzo che ha scritto apro le pesce, mi ha fatto ridere, scusa. Rimasto sempre l'omega 3. Sempre per l'omega 3, grazie per l'omega 3, veramente. Non stavo ridendo, è un argomento serio. Vabbè, dicevi Giulia, comunque ti capisco. Sì, beh, però il fatto è che comunque noi ci sentiamo ancora molto spesso, cioè non ci anch'io vediamo con Diego, anche. Anch'io allora. Con Diego. Sì. Poi il fatto è che c'è anche la distanza, lui sta a Roma, io sto qua in Toscana. Sì. Te invece, okay. Lucilla? Te invece no, te sei ancora giovane, c'hai ancora tutte le amiche lì, no? O no? No, vabbè, io diciamo che molte mie amiche sono rimaste a Grosseto. Però qua a Roma sto facendo una d'amicizie, però in generale con Twitch un po' di amici li ho persi. Perché comunque facendo live il sabato sera e la domenica sera non esco e quindi dicono non ci caghi, tutte queste cose, quindi sono un po'... Non fa le live, guarda che sono importanti i rapporti umani, falle un po' di... No, cioè... ma ce l'ho, però insomma un amico deve anche capire i tuoi impegni e il tuo lavoro, no? Credo. Sì, però sono importanti anche, secondo me, i rapporti sociali, anche perché danno tanti stimoli per le live, secondo me, le uscite con gli amici, le esperienze, forniscono racconti, opinioni, idee, molto interessante, cazzo.
Sì, sì, è vero, è vero. Cazzo. No, magari il sabato sera esco, però tipo verso l'una, alle due di notte, quindi chi c'è, c'è. Minchia. Mario, sì, tardino, insomma. Sì. Beh, vai a ballare, vai a ballare. Non mi piace andare a ballare. Allora però Lucilla c'è anche più dentro. Ci sono anche caffè letterari, Dario. Esatto. Allora, scusa, Mario, luna di notte, Mario, soprattutto immagina la notte. Mario, allora il caffè letterario, allora, te che vivi in un salotto, dormi in un divano, che c'hai tre cose puzzolenti che non lavi mai. Frequenti caffè letterari, così. Vedi, eccetera. Che io mi lavo e profumo. Matte invece? Matte, beh, te ho visto crescere in un certo senso, no? Quindi ti ho visto evolvere. Tuo padre. Dimmi un po'. No, ti dicevo, te hai cambiato vita parecchio, te addirittura hai abbandonato la tua città natale. Props. Sì. Un bel po' l'ho cambiata, anche solo cambiare proprio zona. Ecco, quello per esempio mi ha fatto capire qual era la comfort zone, ritornando al discorso di prima. Che sai, alla fine io qui sto molto sereno, ho trovato veramente la mia dimensione, riuscii ad ambientarmi, anche rispetto a Livorno, cioè qui forse ci sto meglio per come so io. Perché? In che senso? Sei più solitario te, forse? Sei diventato un po' più solitario? Sì, un pochino sì. Sai, però vabbè, prima non eri così. Quindi... Prima no, eri. No. Però ho bisogno veramente di momenti per i cazzi mia, ecco. E magari uscire da una regione o comunque sia dalla città dove sono cresciuto, dove era molto incasinato, soprattutto nel periodo prima che io venissi via, mi ha fatto stare solo che bene, quindi mi sono trovato super bene qui. Cioè mi ha fatto bene proprio cambiare. Sì, te mi ricordo che a scuola, a differenza mia, che ero sempre visto come quello un po' strano, eccentrico, un po' il moccia, forse è autistico, insomma dicevano quello, no? E te invece sei sempre stato un animale sociale, cioè ti adattavi parecchio bene alle varie compagnie di amici. E abbastanza camaleontico, no? Sì. Io invece magari a livello di carattere, però mi trovo bene, non magari a livello di carattere, no, perché sono abbastanza schietto e sincero, però mi torna facile trovarmi bene con tutti, ecco. Molto, molto figa questa cosa, cioè, però ma ti sei accorto quando sei diventato più solitario, cioè più maturo da questo punto di vista? Sì. Quando ho iniziato a lavorare in cantina senese, per esempio, mi sono accorto che... Il ristorante. Sì. Ha iniziato a garbarmi, ma a bestia, mi garba tuttora, andare a mangiare al ristorante da soli. Questo io non ce l'ho, invece no, tantissime persone lo trovano estremamente imbarazzante. Secondo me... Anche io sono come il mastro, io non ce la farei, per esempio. No, io non ho problemi. Una volta al mese, Una volta al mese fallo, vai in un ristorante, dici vaffanculo, spendo il cazzo che mi pare, prendo il cazzo che mi pare, con i tempi che mi pare, nessuno che mi dice vuoi assaggiare, lo assaggi, vieni, io concordo. Bevi davvero, raga? Sì. Guarda, allora io ogni tanto lo faccio. Io e dico sempre ai miei clienti che il lusso di questi tempi, di questa società, è avere il tempo per se stessi. È il lusso, vero? Zero soldi, fanculo, proprietà, me ne batto il cazzo. Sai, mezz'ora per te, incredibile. Cioè, proprio alla gourmet di Taniguchi e Combo. Vabbè, insomma, sì, ho capito che vai lì e osservi tutto quello che ti sta intorno. Beh, interessante. La cosa figa è che non hai nessuno davanti, quindi sei coinvolto a 360 gradi con la sala. Secondo me è allucinante. No, io ho difficoltà anche andare al cinema da soli, che mi hanno detto che è un'esperienza mistica, però io non ce la faccio, io non riesco a fare le cose da solo, l'avevo già detto. Cinema da solo no, ma il 90% dei film sono d'accordo, è da condividere. Non è vero. Detto però, dice che non è vero, cioè c'ho un amico noi Claudio. Per esempio questa cosa qui l'abbiamo fatta alla rovescia, in barberia, da noi clienti. Li vengono tagliati i capelli mentre si guardano, quindi sono costretti ad interagire per forza con un'altra persona senza pensare ai cellulari, alle suonerie, alle cazzate, e abbiamo scoperto che si sono conosciute un botto di persone che sono diventati amici grazie a questo metodo qui. Cioè coinvolgi la persona non solo con lo specchio che si guarda, che è impegnata e imparanoiata perché gli tagli i capelli un po' più bassi, un po' più alti, ma è costretto a guardare un'altra persona, quindi è completamente distratto da quella sensazione lì. È più figo.
No, io invece ho sviluppato questo bisogno di persone, forse è proprio quella la mia zona di comfort, cioè essere circondato da persone. Giulia se ne sarà accorta anche quando, anche Lucilla, quando eravamo lì al concerto. Io ho trabarcato, sono andato al pubblico, c'era la gente, mi sono buttata a becco loro, anche rischiando, però non ce la faccio, cioè io ho bisogno di sentire la gente vicino a me, ma dappertutto, al ristorante, al cinema, ovunque. Grazie Beppe. Ma perché senti questo bisogno? Perché mi garba la gente, mi interessa, mi intriga le persone, no, mi intrigano le loro. Proprio reazioni. Per quello può essere interessante provare a fare tipo uscire dalla comfort zone e vedere com'è. E guardare. Guarda che quello che ha detto Riso sul fatto che ogni tanto permettersi il lusso di fare qualcosa per se stessi da soli serve, cioè non è quello che devi fare sempre, però ti fa capire un po' di cose. No, più che per se stessi, Vic, secondo me è con se stessi. Che sì, dire? Esatto. Ma guarda sì, che vai in ferie, cioè vai mezz'ora in ferie. Vero. Boh, ma addirittura, raga, ma boh, non lo so. Perché cioè, tu che soprattutto che sei abituato a stare tanto con la gente, cioè magari hai perso il fare qualcosa che di solito è un'attività sociale da soli. Cioè, io ad esempio il cinema, io... le persone comunque dalla cima ce le ho, però molto spesso vado da solo perché a me piace stare da solo. A me per anni mi apriva la sala solo per me, io ero proprio in sala completamente da solo a guardare il film. Che figa. Ma poi perché ti prendi tipo salamino piccante, birrino e ti vai su uno scoglio a mangiarti la pizza, ma buona, ma ciao. No, io anche lì ho bisogno di condividerlo con qualcuno, per esempio. Ma mi viene l'ansia solo a pensarci, ma qualcuno in chat ha scritto fai un viaggio da solo, cerca di fare, ragazzi, io impazzirei, cioè io allora ci sono stati dei momenti in cui ero da solo in Giappone quando i ragazzi magari si sparpagliavano e andavano in giro e mi ritrovo da solo, andavo in giro a cercarli perché non ce la facevo, cioè avevo bisogno di qualcuno, di chiacchierare con qualcuno, anche più noioso del gruppo, cazzo, mi bastavano, datemene uno, sembravo un drogato, cioè non lo so, poi devo dire la verità, la mattina, però no, vedi, erano tutti momenti di compagnia, anche la mattina quando andavo a fare colazione in Giappone, no, perché è bellissimo, no, io andavo a bussare alla gente, oh andiamo a fare colazione, perché i loro occhi che si aprono la mattina e sono eccitatissimi dalla proposta che gli fai, perché li porti a fare la colazione giapponese in Giappone nei posti che conosci solo te, mi inebriava, cioè guarda sti stronzi come sono contenti, andiamo merde, andiamo tutti, capito? Ero fuori di testa, cioè... Vabbè, ma scusa, ma te fai questo sempre nella tua vita, capito? Cioè è fondamentalmente anche il tuo lavoro, capito? No, va bene così, ragazzi. Impara a stare da solo, Dario. No, non credo che lo faccia. Ma forse stare da solo è come un pesce che sta fuori dall'acqua. Va. Probabilmente è proprio per questo che quando vedi un amico che si allontana stai particolarmente male. Sì, se è un amico. Sì, ora ho imparato a eliminare questa sensazione quando è un amico medio, cioè diciamo un semiconoscente, tipo Mario. Povero Mario. Vabbè, ci stiamo conoscendo con Marione, c'è tempo, no? Se io discutessi con Nanni probabilmente sarei qui così a guardare il vuoto. Vabbè, ci sta quello, cioè, se è uno dei tuoi migliori amici vi prendete male, sì. È ovvio, sì. Però infatti, ad esempio con Dada, cioè tu non hai litigato, sei semplicemente solo un po' allontanato. No, ma nemmeno, allontanato, cioè mi sento nel privato, è che vorrei fare più cose con lui da scemo, cioè da coglione, capito? Mm-hmm. Non so come spiegarti, vorrei fare più cazzatone, anche con Giovanni uguale. Possiamo empatizzare tutti, no? Cioè con un amico che per un processo naturale c'ha una distanza maggiore, semplicemente questo, cioè quello più affettuoso che è abituato a star con gli altri, in questo caso lui che la prova così, e dall'altra parte c'è quello che si trova nella coppia dei suoi sogni, almeno per quanto riguarda il presente. Io ne ho avuti un sacco, per esempio il primo mi ha traumatizzato, il secondo mi ha leggermente offeso, il terzo ho capito vabbè, ci sono uomini e uomini, persone e persone, e spesso è soltanto frutto del caso. Vabbè, ma raga, ma anche Volpe e Dada non sono morti, cioè anche ero a seguire Giovanni l'altra sera a shitpostare come gli altri imbecilli nella sua chat, cioè non è un problema per me, è che sarebbe bello frequentarsi più, ma Dio Madonna sta in Slovenia, invece Diego sta a Roma, l'unico è Nanni, ma
raga, e c'è il motorino, e il motorino c'è il fanale spento e non può guidare di notte, e... raga, non può aggiustarlo, non lo puoi aggiustare. No, certo, ma sei pazza, sei pazza, Lucilla, non puoi dire queste cose a quest'ora, sono i bambini, metteteli a letto, cioè ragazzi, veramente, veramente una persona inadatta alla società proprio, cioè inadatta. No, ma sai cosa è il fatto? Il fatto è che lo senti sempre questo fatto del, degli amici che magari te li perdi di vista. Il problema è che quando ti succede, cioè, fa sensazione. Perché a me è capitato, lo sentivo sempre. Poi c'è chi si sposa, c'è chi diventa padre. Chi si fidanza. Però non mi era mai successo. Quando è iniziato a succedere, io ho pensato, boia, che brutto. Sì. Cioè, è la vita, per l'amor di Dio, succede. Però certo, quando lo vedi accadere... Cioè, ci rimane, non è che ci rimane male, però ti fa sensazione, non è bello, ecco. L'importante è non rinunciare a quelle poche occasioni che si presentano, l'ho detto 300 volte, cioè l'altro giorno c'era la bracciata con i colligiani, preso, sono andato anche a costo di ficcarla fra due robe, lavori, no, se cazzo ci devo essere, capito? Cioè io rinuncio anche a lavori, io ho rinunciato alla DV perché c'era cazzo il compleanno del Lenzi, si va al compleanno del Lenzi, porta una sega, cioè chissà quando lo becco, è così che si deve fare, se no poi alla fine veramente, poi ti perdi di vista. È un disastro. E quindi magari non c'è, noi lo siamo per qualcuno, noi stessi lo siamo per qualcuno, magari per le nostre ore di streaming qualcuno ce l'ha detto, oh, ma dove sei finito, come diceva prima Lucilla, cioè magari noi siamo, come per te è successa sta cosa con Data, magari tu sei il Data di qualcun altro ancora che si lamenta del poco tempo che gli puoi dare a disposizione. Sì, sono d'accordo. Ma infatti l'amicizia è proprio quello, cioè è comprendere che, come dicevo prima a Giulia per quanto riguarda Diego, ho compreso che è un periodo complesso della sua vita, cioè un periodo diverso della sua vita, e non gli rompo il cazzo, non mi permetterei mai, mi faccio cazzi mia. Ma soprattutto, non dire mai chi non muore si rivede. Perché mi incazzo come una iena. No, perché? No, ma non te nei confronti di lui o viceversa, proprio la frase che mi sta facendo il cazzo, di tutti. Ma direi, no, fatti sentire, che madonna, guarda, spaccherò. Io ho paura di perdere le persone interessanti per me, non tutte, perché tutte è assurdo, le persone che interessano o che mi hanno dato qualcosa, cioè che a cui riconosco qualcosa, ecco, quello mi dà fastidio, perché mi dà noia. Cioè mi dà noia proprio perdere una persona che è un pezzo di me in qualche maniera, no? Poi chiaramente devi conviverci, devi affrontare le cose, ne ho perse di persone a cui tenevo. Ma lì per lì accuso il colpo. Ma invece il problema è il contrario, ossia non cagare nessuno seriamente. Io non faccio parte, non so se qualcuno di queste sette persone oltre me piace isolarsi e restare un po' orso. Se c'è qualcuno qui dentro un po'. Posso fare una domanda? Voi avete tutti passato la quarantena con qualcuno? Quei due mesi? Qualcuno? Sì, aspetta, cosa intendi? Un'altra persona? No? Sì, Agnese, la mia ragazza. Sì, fisicamente. Io, Giulia. Oh, sì. Tutti con qualcuno? Io l'ho fatta completamente da solo. Ho fatto 60 giorni da solo. Io vivevo da solo. E regà, io ero, sono tutto, adesso convivo con la mia ragazza, però io non l'ho quasi sentita. Io mi sarei costruito una roba tipo Wilson di Castaway. Ti giuro, io mi sarei ammazzato. Che, già lavoravo, cioè, già facevo, ero già qui, e quasi neanche sentita. Secondo me già Twitch ti ha aiutato. Sì, assolutamente. No, è stata sicuramente una valvola rispetto, di sfogo, Poli, assoluto. Per... Ma non stavi live, però stavi live quante ore al giorno? 6 ore al giorno. Però riempire 6 ore è il mio orario, mi faccio 18 mezzanotte, quello è, nel senso, quindi non è, Bongio apre proprio il vaso di Pandora. A me ha aiutato Twitch e Discord. Io mi ricordo che in quel periodo lì, ragazzi, Twitch e Discord, a macchinetta. Beh, sì. Se non ci fossero stati Twitch, Discord, eccetera, io penso che sarei impazzito. Ecco, io sì. Anch'io. Comunque, io se non fosse stato per Twitch, non mi sarei mai più beccato con Dario, forse. Vero? No, quello è oggettivamente vero. Sì, quello è proprio successo, cioè, tutto in live, sempre... ci sono le prove anche. Sì, ci siamo sempre sentiti, ci siamo sempre voluti bene, non era mai successo niente di niente, però se non fosse stato per Twitch la quarantena, non lo so. Eh sì,
E poi tantissime io, persone... Per rispondere alla tua domanda di prima, che poi Ipolita ha fatto quest'altra domanda, se qualcuno di noi, perché anch'io sono interessato, se voi vi prendete mai dei momenti di solitudine, per me il momento di solitudine arriva quando mi sento troppo stagnato su me stesso e mi serve tipo un upgrade spirituale che magari è soltanto un placebo mio, sono sempre lo stesso, ma tento di fare un reset, quello è il momento della solitudine, cioè? Per me. E come fai a resettare? Io cammino tantissimo. Ah, l'avevi già raccontata sta cosa, mi pare. Raggiungo luoghi e ci sto. Ecco, io invece a camminare da solo, vedi, è tutto torna, a camminare da solo mi rompo i coglioni, ma tantissimo. Anch'io. Cioè, se, allora, se, te mi, se te mi fai, Dario, cioè andiamo a fare una passeggiata, insieme si fa due chiacchiere, io scendo giù dalle scale a velocità supersonica. Se invece devo scendere io per fare una passeggiata nel mio quartiere, boia, mi rompo i coglioni. E la cosa paradossale è che è perché non voglio incontrare sconosciuti, per dirgli anche solamente buongiorno o buonasera. Cioè, vabbè, perché non li conosco, che cazzo vogliono, bacilli. Però, cioè, quello è il discorso. Vabbè, saperlo. No, invece è importante. Quindi non conosci nessuno intorno a te? Li odio tutti, praticamente. Tutti quelli dei miei quartieri li detesto perché sono quelle persone matte che io non capirò mai, cioè che non fanno parte proprio, non è che li detesto, però non ci posso avere un contatto, sono quelli tipo, non so come spiegartelo, da ora magari poi ci sei la milione di condomini, no, è il 95% delle persone, capito, quindi offendo il 95% delle persone dicendo questa cosa, però è così, no, vabbè, Dio, la moglie deve stare in casa a cucinare, aspetta figlioli, il marito va a lavorare, cioè a me queste robe mi stanno sul cazzo, cioè mi stanno sui coglioni, non ce la faccio, capito, cioè la classica famiglia italiana degli anni 80, gli anni 70, ma Dio Cristo, Dio, la casalinga, la mamma che fa, la mamma, il marito che deve lavorare, che deve portare, non mi garba quella roba lì, non mi sta sul cazzo, con le carze 30 denari, cioè la routine, che si ripete ciclicamente all'infinito finché non schianti, cioè che palle, non ci... e poi infatti io che sono un po' più strano, a volte esco senza mutande, esco con l'elastico delle pantaloni spanato col culo di fuori, oppure semplicemente vado a prendere la posta a scarso, mi guardano come se fossi un selvaggio, forse è vero, però non riesco, proprio mi guardano male, mi trattano male, messaggi passivi aggressivi sul gruppo del condominio, hanno una paura di quello che faccio, poi porto sti scatoloni tutti i giorni, i corrieri che mi suonano, chissà cosa gli consegnano, chissà cosa porta, che fa, pensano che sono i spacci, è l'unica cosa che ho detto. Ma tu sei sicuro di questa cosa oppure sono pare tue? Sì, no, il mio amministratore di condominio mi manda dei messaggi passivi aggressivi, vi racconto tipo? Questo vi racconto questo evento, okay? Cosa vuol dire? No, vi racconto questo evento, ok, mi porta una siega, tanto fra poco cambio asa. Allora, praticamente bisogna pulire le scale del condominio, tutti ghostano tranne tre famiglie, io e le altre due famiglie, una è la famiglia dell'amministratore di condominio e l'altra sono i miei vicini proprio di casa, e si fa, ok, bisogna pulire le scale, e io faccio, ok, io non le pulisco perché non ho tempo per pulire le scale del condominio, se volete chiamare una signora contribuisco, do la mia parte e faccio pulire le scale. Se invece vogliamo fare una turnazione... ma sono due piani, saranno 10 gradini. Aspetta. Se vogliamo fare una turnazione, mi comunicate prima quando tocca a me, chiamo qualcuno, pago quella persona e la lava, e lava le scale. No. Ci sta. No, perché le cose vanno fatte con il cuore. Ma che cazzo di risposta è? Ma è impossibile che ti abbiano detto questa cosa. E io faccio, io non ce l'ho il cuore, voglio lavorare, voglio fare le mie cose. No, non ho scritto così, sempre educato. Pensavo. No, non come su Twitch, no. Educato, dicevo, no, io ragazzi devo lavorare, Agnese deve lavorare, figurati se ci si mette a pulire le scale. Quando tocca a me pago, ma io pago anche una ditta. E questa cosa poi è importante dirla perché tornerà dopo. Pago anche una ditta che pulisce le scale, mi viene a pulire lo studio, la mando al mio appartamento e pulisce le scale, non ho problemi. Come noi. Come voi, no? La turnazione, cazzo, come usano tutti? No, la turnazione no, perché poi la gente salta, la gente non pulisce. Ha detto, è un problema mio. Siamo in tre famiglie, e poi nessuno parlava, solo tre famiglie parlavano, siamo otto famiglie, solo noi tre.
A un certo punto questa cosa ok, va avanti e io torno a casa con le scale pulite e scrivo: ma perché le scale sono pulite? Ma a chi toccava? Le ho fatte io. E l'amministratore di condominio fa: sapete, io aspettavo questa fantomatica ditta, ma non è arrivata. Dai, aia, frecciatina. E allora, siccome a me cioè io sono il re della passività aggressività, ho scritto: guardate, non c'è bisogno di tirare queste frecciatine, non ci sono problemi di nessuna sorta, la ditta la chiamo, però se non mi dite quando viene il mio turno e pulite le scale randomicamente, così oggi puliamo le scale, io so una sega, ditemelo. Io buono, credo, basta fare una settimana per uno. Dai. Ma sì, infatti, me lo dite. Come tutti. Ma no, poi non c'è bisogno una settimana per uno, anche perché spesso c'è poco calpestio, perché spesso vanno fuori. Semplicemente mi dite: oh, e tocca a te la prossima settimana, io chiamo la donna delle pulizie, la ditta di pulizia, ci sono dei ragazzi che si occupano di pulizia anche qua da noi, e me le puliscono. No, impossibile, le pulisco così a spregio, c'ha il debito con me, perché lui non vuole pulirle da solo, perché loro pretendono che io mi vada lì a pulirle come fanno loro, cioè fisicamente io non posso delegare. Follia. Il cuore. Poi di solito il condominio ha sempre la signora delle pulizie. No, quasi dipende. Dipende cuore, condominio. Il cuore è importante. Il cuore. Quindi io queste robe molto antiche, perché è un modo di fare molto, cioè molto antico, cioè molto, sì. non è una cosa che bisogna farle, perché dobbiamo farle noi le cose. Non è che funziona così, cioè persone che poi ho detto, io purtroppo io non è che volevo vantarmi, però devo lavorare, faccio degli orari notturni, io la mattina non posso, vado a letto alle 4, non posso svegliarmi la mattina e pulire le scale. Tutti noi lavoriamo, tutti noi abbiamo degli impegni, ma nessuno ha detto niente. Semplicemente, se voi dalle 9 alle 6 lavorate, timbrate il cartellino, chiaramente la mattina avete tempo un pochino prima di andare al lavoro di pulire le scale. Se vado a letto alle 8 e mi sveglio all'una, come cazzo faccio? Sospetto un'antipatia nei tuoi confronti, comunque, Dario. Sì, perché ci vedono strani. Io li vedo che ci vedono strani. Io racconto un altro aneddoto, ma l'avevo già raccontato. Io stavo allestendo casa mia, stavo mettendo, e c'era la statua di Venom nel centro della stanza, perché non avevo ancora i mobili dove riporli. Il bambino della famiglia che sta accanto a me lo vede, chiaramente il bambino incuriosito, vede, per lui è un giocattolone, no? Il bimbo se ne accorge, entra in casa mia, perché la porta era aperta, non avevo ancora i mobili, stavo portando dentro i mobili, era tutto spalancato, non era ancora la casa definitiva, e gli faccio: ti piace la statua di Venom, non vuoi vederla? Mi raccomando, non toccarla, però, perché si cascano i pezzi, però guardalo, prego, guardala. È entrata la madre, ha preso il bambino così... No, non ci credo. È andata via senza dire una parola, l'ha portata in casa e poi tripla mandata delle case. La Madonna, ma io, raga, perché forse ha visto Venom, i dentoni, il mostro, chissà, questo è pazzo, Satana. Comunque c'è Surri, dai ragazzi, c'è Surri direttamente. Dove sei, Surri? Ciao a tutti. Ciao. Bella la storia del bambino e della mamma spaventata, mi è piaciuta. Sì. Poi ora bambino. Se vedono le clip è finita. Io ero il bambino, confermo. Comunque è show vicini, non vi buttate fuori da dove sei, Surri? Dove sei? New York ora, però domani torno. Minchia, dov'è? Sì. New York. Avevo sentito un'altra cosa, so dove è New York, ci tengo a precisarlo, ragazzi. Okay. In che stato? Grazie, Frank Zilla. In che stato, Mario? New York. Aspetta un attimo, è a Manhattan. No, è nello stato di New York, Mario, credo. Mi risulta. New York è a Manhattan. È un quartiere. Vabbè, c'è piaciuto il tentativo. Vabbè, insomma, comunque New York, ma se a mangiare, che se a fa? No, sono nella lobby dell'hotel ora. Ma è spaccata, c'è stato un terremoto. Che l'è qui lì? No, è tipo una sequoia. Io volevo fare una battuta, ma mi levavano il canale. Quindi vabbè. La sezione della sequoia. Ho capito la battuta, penso anche tutta la chat. Vabbè, comunque, no, per un problema ho dovuto rimandare il volo di una giornata. E allora ho trovato questo hotel, che in teoria è l'hotel più ecosostenibile sicuramente di New York. Penso magari anche nel Nord America, non lo so, non mi hanno dato dettagli. Di New York so che è tipo il più ecosostenibile, ha vinto dei premi.
e è tutto verde, c'è cioè muschio appeso dappertutto. Guarda che figata, aspetta. Bello, bello. Po'... Sì, ma c'è una caffetteria bio da me che è uguale. Ma guarda che bello. Gira, gira bello. Un po' il telefono, Suri, se aspetta, vuoi. Facciamo un giro. Se allora, puoi c'è... girare il telefono sarebbe top, perché così si... Posso... Sì, va in automatico, credo. Oh, bella. Forse è meglio lasciar perdere. Forse è meglio. Ma sono da Safari, non gira un cazzo. Vabbè. Okay. Ah, settings. Safari è il browser. Ok, ok, ok. Il browser. Trovato. Ecco. Ah, ecco. Figo. Bello, cazzo. Allora, sì, c'è un tronco con una luce. C'è la fessura anale che diceva. No, ma non era quella la battuta. Perché non l'avevo capito. Ah, ok, vabbè. Allora non ho capito. E poi vedi, c'è muschio dappertutto. C'è piante, cose, poi siamo a New York, qui l'erba è legale, cioè tipo lì vendono l'erba, però non ve lo mostro perché so che su Twitch non si può. No, ma no. Bella la natura, guarda, okay. Divanetti vari, di là c'è il bar, la cosa fighissima è che tipo c'è anche un, a parte un chiodo gigante, questo serve per il tronco, lì cioè, ti danno la frutta gratis, capito? Cioè tu esci e ti dicono, guarda questa frutta... Questa frutta è andata male, ti sembra brutta, ma in realtà è buonissima, tutte perfette, tutte palesemente appena uscite dal supermercato, però vabbè, stamattina ho preso una pera ed era buonissima. E basta, questa è la lobby, non ti mostro la stanza perché poi ci devo fare un video, però... Cosa? No, niente. Poi fammi vedere un attimo la stradina, Surri, oppure non puoi uscire. Ah, sì. Bello. Sono bello. Accanto a Central Park. Ah, minchia. È molto carino, è molto... Puttana merda. Sì, è molto bello. Che figo. È un po' bruciato, però. Vabbè, vabbè, sti cazzi. No, si vede, si vede. Vabbè. Figo. Bello, buon per te, Surri. Ma eri per lavoro, per fare uno dei tuoi reportage, oppure eri, grazie a Mario, benvenuto. Oppure per... Sono venuto in America per il Coachella, per fare dei video sul Coachella. E poi sono qua con Favij, che era tipo già alle Hawaii, ho detto, becchiamoci. Siamo andati insieme al Coachella e poi lui mi fa... Andiamo anche a New York, io non c'ero mai stato, bello ma non ci vivrei, e quindi carino, stato una settimana anche qua a New York. Una Viarello, una guasticcia, va, becchiamoci a Colle, si piglia un gelato, allora, una alla Hawaii, una a New York, sì, e becchiamoci, insomma, Coachella. Ma com'è stato il Coachella, tra l'altro? È stato molto bello, penso sia il festival più figo a cui ho partecipato. Ho visto anche Maneskin che hanno fatto uno show... che per me, posso dire, era quasi normale perché sapevo di cosa si trattasse. Ho visto alcuni americani un po' destabilizzati. Cioè? Da Damiano lì che si denudava sul palco, che si toccava il pacco, che leccava il microfono in maniera molto sessuale. Ho visto alcuni americani un po' presi male, insomma. Oddio, è stato molto divertente. Credevo gli americani fossero più aperti sotto questo aspetto. Ma poi sono tutte cose che festival... erano state fatte da americani prima di lui. Non so, magari non se l'aspettavano. Vabbè. Fatto sta, il festival con più belle ragazze tutte insieme nello stesso posto che io abbia mai visitato. E ne ho visto un po' di festival in giro. Va notato perché sono rimasto sbalordito dalla quantità di belle ragazze, per non dire altro. Perché venivano da tutto il mondo, probabilmente, quindi varie bellezze, ma, tutte diverse. Sì, sicuramente, però le americane si riconoscono e tanta roba in California, sì, tanta roba. Quindi hai apprezzato la fregna locale. Esatto. Suri, non ti scoccia stare da solo. Ecco, ora ti faccio questa domanda, Suri, che se ne parlava adesso. A te, a quanto pare, perché lo fai spesso, non scoccia viaggiare da solo? Ah no, secondo me viaggiare da solo è uno dei viaggi più belli che si possono fare. Cioè, quando viaggio in compagnia mi fa sempre piacere, ovviamente, però lo stesso viaggio vissuto da solo e vissuto in compagnia è un viaggio totalmente diverso. E io quando, cioè, ad esempio, stasera Lore parte per un altro volo e io le prossime 24 ore passo a New York da solo, sono gasato perché non so cosa farò, registrerò un video probabilmente 24 ore a New York e quindi con la scusa del video sono portato a fare tante cose e mi gasa viaggiare da solo. Buon per te. L'incubo lì, io sarei in paranoia. L'incubo tu, è il tuo io incubo. Farei una storia su Instagram, ragazzi sono a New York, chi è che si va a collare? Cioè, chi viene? E poi si va a spaccare un locale finché butta fuori americani grossi e quattro armati, ci ammazzano di botte e via. Questa sarebbe la mia serata ideale. Sì. Vabbè, se non dovessi fare video, penso sarebbe lo stesso, ragazzi, ne ha fatti tanti viaggi da solo, o no? Sì,
Sì, però devo dire che, cioè, se ci ragiono, il dover fare il video mi sprona sempre a fare cose. Magari, cioè, se non dovessi fare il video, magari starei un po' di più in hotel a cazzeggiare, oppure me ne sto in una lounge di qua o di là, oppure a Central Park. Invece il fatto di dover registrare il video, di dover portare a casa il contenuto, allora mi porta a fare come il poli roba. Come il sei più ispirato all'esplorazione, dai. Sì, esatto. Quindi perché non voglio fare il contenuto. Non ti è mai successo, dico, che tu andassi in un viaggio e pensassi, cazzo, devo fare il video oggi, che palle? Cioè, è sempre stata una componente del viaggio in più. Ma io faccio video da quando ho 13 anni, cioè per me fare video è una droga, seconda natura. Sì, no. Cosa tua. E io anche questo lo capisco, io non vedo l'ora di che arrivano le 21:45 per fare live. Allora, ora più di, ancora più di prima, forse addirittura. Sono proprio un fuoco, cazzo, esplodo, merde. Comunque, a me farebbe strano vedere un film senza farci video dopo, cioè mi farebbe stranissimo. Già, sì, diventa abitudine, chiaro, diventa parte dell'esperienza. Sono 12 anni, sì, sì, dopo sì, 12 anni subito, ti fa strano. Lo fai subito dopo, sei Vic, eh? Sì, sì. Dipende, se lo vedo la sera lo faccio il giorno dopo. Ci sono dei film che guardo per non ci faccio il video, perché magari mi interessano di meno. Però generalmente tipo esce, che cazzo ne so, uno Star Wars, l'idea di vederlo e non farci video dopo, cioè io sudo, cioè tipo dico lo farei tipo ma del tipo che mi troverebbero, cioè mi porterebbero in manicomio, troverebbero allo specchio che parlo da solo. Un vlog. Grazie a Masaniello. E poi sai quella è l'altra cosa, è che ormai sono entrato nel loop, come diceva Victor ora, cioè io dopo aver fatto un viaggio, a una certa mi viene voglia di rivivere quel viaggio. Un conto è riviverlo con le memorie, sicuramente ci sono alcune cose che tramite la memoria vale la pena che siano solo nella memoria. Però avendo tutti i video come backlog, come diario personale, io ogni tanto mi siedo lì e mi riguardo, ad esempio, tutti i video dal Giappone, è un mio must. Io ogni tanto mi siedo e riguardo i miei video dal Giappone ed è bellissimo, ed è davvero bello. E quindi mi viene sempre da registrare tutti i viaggi che faccio, tutte le esperienze, perché so che poi riguardandolo mi sbloccherò dei ricordi che altrimenti non difficilmente sbloccherei. Io voglio fare una domanda un po' a tutti, sfruttando quello che ha detto Suri, perché è interessante, anche perché un altro in chat, un ragazzo in chat me l'ha fatta qualche giorno fa, ovvero, ora non so Suri se tu vorrai mai avere dei figli o comunque farti una famiglia eccetera, ma voi ci pensate che i nostri figli avranno una memoria storica dei propri genitori immensa, cioè avranno una memoria virtuale, diciamo, una sorta di archivio gigante pubblico. Pensa a Kim Kardashian. Vabbè, è un altro discorso, che si parla di rocchettoni, però qua si parla di video normali, super giù normali. Okay. Che ne sai, magari anch'io ho dei video che prima o poi escono. Abbastanza sicuro. Se li vuoi fa uscire, sì, non lo so. No. Spero per te che non escano mai in maniera illegale o illecita. Vabbè, spero anch'io di no, però il rischio c'è. Va bene, stavo pensando, no? Ma voi come la prenderete questa cosa? Cioè, come ve la immaginate? Avete paura? Siete preoccupati? Ve ne frega qualcosa? Figlio, di come i figli speravo di no, saranno. Non te ne frega nulla dei figlioli, Vic. No, io no, zero proprio. No, okay, neanche se mi. No. Se te lo regalano. No, vabbè, allora ovvio che se uno si ritrova nella situazione, è ovvio che, cioè, amerei quel bambino come più della mia vita. Però se devo scegliere, preferisco. Amo troppo la vita che conduco. Non per doverla sacrificare per un altro essere umano. Cioè, sto bene così. È egoista, però. Ma io magari a 40 anni un figlioletto lo vorrò. Però a 40. 40. Sì, tardi. Cioè dammi altri 15 anni per viaggiare e fare cose. Okay. Un'età per avere figli giusta, voi ce l'avete? Avete Se chi vuole avere figli, veramente tutto relativo, secondo me. Sì, tutto infatti. Io farei più che l'età, secondo me, anni, c'è chi lo fa a 40. Cioè, io vedo tanta gente che prende e fa figli per... Boh, che si fa? Facciamo un figliolo così per sport, capito? Magari non c'ha un lavoro che gli permette di portare avanti una casa, una famiglia e tutto, si appioppa a genitori o dove vive o a caso, eccetera. Quello è, ok, bravo, grazie, hai dato una vita al pianeta. C'è anche chi fa subito il profilo al figliolo, lo sfida, no, no, per c'è quel fenomeno bellissimo. Sì. Io lo farei ora. Io ora no, anche perché un posso, però... Tu lo faresti ora, il figlio? Io sì. Vabbè, te Matte te lo puoi permettere. La prima persona che mi dice lo farei ora.
tutti i posticipano, immaginano per il dopo. Muore, vieni, vai su YouTube, dici, fai, scrivi Pokémon, Revol, guarda babbo. Guarda bello. Bellissimo. Io non me ne vergognerei comunque. Ma perché? Vergognarsi delle cose su che hai fatto? Perché ho fatto sacrifici, lavoro, sto bene, non mi manca un cazzo, c'è tutto, ma che cazzo me ne frega? Grazie. Secondo me non ha senso vergognarsi di quello che uno fa. Anzi, cioè, io penso che un figlio sarebbe anche fiero, divertito. Ma bomba, anzi, ancora meglio una femmina, guarda. Ciao. Anch'io, Agnese dice di no, Agnese non vuole. Agnese vuole il maschio, cioè io veramente la prima donna nel mondo, cioè un maschio è poi un mio figlio. Se viene una femmina, Giulia tornato. La vocchia, ma effettivamente. Se viene una femmina, Giulia la vocchia, ma guerra. Guerra riso. Giuro. Guerra riso. Tutte le donne vogliono un maschio, ma ora mi risulta. Grazie Alex per l'abbonamento. È comune comunque che una donna voglia un maschio. Non tutte, però. È vero. Ma che ne sai, Mario? Comunque ho detto un sondaggio. L'ha letto su Donna Moderna l'altro giorno. Io ho visto quelle che me l'hanno detto. Cioè, io non ho mai sentito di una anch'io. Donna che volesse una femmina. E io invece sì, la mia migliore amica voleva una femmina, ha avuto una femmina. Cazzata. Hai visto? Cazzatissima, giustamente. Non capisco quale sia la. Non toccare la mia amica, hai capito? Istat che. Ma forse, sai perché forse la femmina? Perché magari la tua la loro migliore amica, si vestono uguali. Può essere. Sì. Dico che è relativo, non è che c'è una regola predisposta. No, certo. Tu vorresti un maschio o una femmina? È relativo. Io? Tutte e due. Sì, uno in un unico California. Essere umano. No, c'è anche un testimonial da Giappone oggi. Davide, però ti si vede il pezzo. Eccoci, ecco. Buonasera, ciao. Davide. Ciao. Buongiorno a tutti. Sono Buonasera. Sono ubriaco da ieri. Ah, bene, ma perché cosa c'era ieri? No, in verità, ecco, si parlava di bambini, ho visto, no? Sì. In verità, il 30 marzo è nata mia figlia. Eccoci, sì, avevo visto le foto. Auguri. Sì. Grazie mille. Solo che. Mia moglie è stata a casa dei genitori fino a casa insomma del samurai, diciamo, fino ad oggi. Quindi, siccome questo è l'ultimo giorno da vita da non padre, mi sono andato un attimo. E fa tipo un addio al celibato strano. All'innocenza, sì. All'innocenza. Davide, posso chiederti di quale alcolico ti sei ubriacato ieri? Ah, ieri sì, molto interessante in verità, perché sono partito con una birra. Intanto bevete responsabilmente, ragazzi. Sempre, a voglia. L'amor di Gio. Pensate a una birra, poi ho preso uno shochu, è un distillato. Questo è un po' particolare, perché di solito è di patata, è di riso, è di varie cose. Ho preso di gobo, che è tipo una radice lunga, e sa un po' di genziana, quindi era una specie di genziana. Ci avete presente la genziana? No, non ho mai avuto il piacere. Ho presente la tisana, la genziana. È un po' amaro, diciamo, comunque è buono. A Surri non piace la genziana, ho capito. Ah, era tanto forte? No, allora era 25 gradi. Poi ho preso un tipo particolare, comunque, fatelo dire. In ma voi mi sentite? Ma Mario, ma è in Giappone? Sì, vive in Giappone, Mario. Sì, in Giappone. Beh, ragazzi, che ne giochi che si beve in Giappone? Voi lo sapete? Sì, Mario è una freccia in terra. Mario lo sa, appena entrato, l'ho detto. Ma Risso, no, ormai ha preso, ormai è diventato un full kid. Ormai non va più a letto. È vero. Ma quando c'è il cappellino, può fare dopo le 11. È normale. E ormai è andata, ragazzi. Allora, grazie a Lucilla, grazie a Riso, grazie a Mastro, grazie a Mario, grazie a Davide, Bitti, Vivi Giappone su YouTube. Ricordiamolo che c'è un canale. Grazie a Surri, grazie a Victor, grazie a Poli, grazie a Giulia. E poi non ci ha abbandonato nessuno. Ma c'è Masullo che è entrato. Sì, è Masullo che ha detto. Ha distrutto i timpani. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie a tutti, vi abbraccio. Buonanotte. Ciao.